Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Mermaid Swamp dopo non so quanto tempo. Ho rifatto tutto, come avevo detto. E porco cane, mi sono stufata con questa cosa. Allora, ho capito anche come si va avanti, visto che c'è sta. Porca zoccola, adesso mi sto stufando. Wow, pure io quanto sono. Eccolo, questo qui dovevo cercare io. Praticamente, come avevo capito, quelle due faccine con due occhi sarebbero i due pesciolini che stavano nei vasi di là, qua giù praticamente. Su, ci conduco subito. Subito, subito, dice Romy. Il mio misce. Avanti, ma porca di quella puttana Eva. No, dimmi che almeno qui dietro ho spostato il coso. No, che cazzo fa? Sì, ma no, cioè, che cazzo sto a fa'? Ok, quindi devo cominciare da qui, no? No. 5 passi. 1, 2, 3, 4, 5. Ce l'ho fatta! C'è qualcosa nel pavimento. Spingi, tira. Rimuovi, non fare niente. Rimuovi. Ci vuole concentrazione per certe cose. Hai trovato un giornale. Spiegate cosa cazzo ci devo fare con un giornale. Cioè, tu pesce. Sì, sto riferendo proprio a te, pesciolino. Cosa cazzo mi fai fare? Vaffanculo. Vediamo questo giornale di merda. Agosto 1972. Ieri mattina, anzi, Saeko Kamoto e i suoi figli, Chi e Chio, sono stati trovati morti nel canale di irrigazione della città. Sono annegati sia lui, cioè il padre, che i figli. Bello, mi è piaciuto proprio questo racconto strappalacrime, proprio tanto. Mi spieghi cosa dovrei farci, quindi. Cioè, raga, Quello che sto per dirvi veramente non ha parole. Ho dovuto praticamente, allora, ieri sera, cioè, io adesso parlo del passato, praticamente il video l'avevo registrato ieri. Tipo, ho fatto 13 minuti di registrazione perché non riuscivo ad andare più avanti. Poi dopo la sera mi sono messa, ho guardato tutti i video e non riuscivo a capire quindi perché non riuscivo ad andare avanti. Allora, ho riguardato, mi sono riconcentrata su tutto. Praticamente non mi apriva l'armadio quando ho fatto. Praticamente ho dovuto rifare tutto un'altra volta il gioco. E adesso, porca troia, sono riuscita ad andare avanti. Quindi, andiamo avanti. Erin, puoi venire un attimo qui? Un secondo qui. Cosa c'è al Seitaro? Hai trovato la mappa? No, però nella biblioteca, nella stanza di studio, ho trovato una cosa. Prendi, una lanterna. Perché mi dai una lanterna? Perché ho visto che durante la notte praticamente è mancata la luce, giusto? E quindi noi abbiamo bisogno di una lanterna. Danne una anche aiuta. No, mi ho dato una anche aiuta, non ho capito. Andiamo a vedere per sicurezza. Ma Yuka è ritornato nella sua stanza? Andiamo a vedere, tipo. Non lo sappiamo. Yuta? Sei qui? Yuka. Yuka, cosa sta facendo nella sua stanza? Ma seriamente sta pensando a Yuka, tipo. Non ci credo, ragazzi.
sto facendo adesso io, ok. È meglio lasciarlo solo, sì. Non ho parole, sinceramente. Non riesco a dormire. Sto pensando a Yuka. Vedi, è meglio cercare la mappa, dici, nella vecchia. Sì, nella vecchia città, stavo per dire. Nella vecchia villa. Perché sto stando nella nuova villa. Scusa Yuka, prima c'era Yuta che stava facendo, cioè si stava facendo delle seghe per te. Non glielo dire perché sennò quello me ne ammazza le botte, ok? Intesi? Non glielo dire. Ti guardo. Ok. Non c'ha voglia nemmeno lui, cioè lei de. Seitaro? Scusi, signor Seitaro, lei dove abita? Qui? O questa. Ciao, Seitaro. Ah, dovevo proprio. Oh, Seitaro! Stai dormendo? Ah, no, tipo, gli ha detto se andavano insieme a vedere la vecchia villa. E lei ha detto: se io ho sonno, se tu hai delle energie extra. Vai pure, io dormo. Stupido, tipo gli ha detto. Sai bien caso. Ti mangerò durante la notte. Ok, basta, dai. Non siamo tanto cattivi in fondo. Io non stavo scherzando affatto. Cioè, non è che era un accendino. No, ma è una lanterna. Ah, oh, no. Usiamo l'accendino, ce l'ha dato il nostro amorino Seitaro, quindi adesso c'è un'altra stanza. Oh mio Dio, c'è un cazzo, c'è un cazzo. Lettera. Chi è che piagne? Oh. Oh. Allora, dici la lettera. Praticamente l'avvocato gli insiste, gli consiglia di un compenso perché lui è stressato e di accettare, praticamente di mandare. Perché praticamente i bambini non sono ancora energici e quindi consiglia, ma gli considera questa offerta che piacerà molto. Ha detto che Cio, uno dei due bambini praticamente, ha perso la chiave mentre giocava al piano di sopra e quindi gli dispiace, ecco, insomma. Quindi gli ha detto prenditi cura di te stesso, Saiko Kawamoto, una moto. Sono arrivata in questa stanza perché mi sono ricongiunta al fatto che uno dei due bambini praticamente aveva perso quella cazzo di chiave. Allora ho detto, visto che qua c'era i dipinti dei due bambini, allora dico, proviamo qui. Sembra esserci qualcosa dietro il disegno, il quadro. Chiave! Cazzo era? Ho sentito dei passi? Cosa ne è rimasto di noi? Niente. No, cioè, chiama Seitaro, zia. Ma come te va certe cose? Oh merda. Aspetta. Codice, no? Noi abbiamo la nota. Cinque, due, uno, otto, tre, due. Tre, due. Non è. Su 1972, no? Sono quattro numeri. Agosto è uno. 30.
2 e 8 che sarebbe il mese di agosto. Siamo ad agosto. No, è il mese di agosto. Va bene. Cos'è questo rumore? No. Io non c'entrerei. Oddio. Un'ascia. Praticamente c'era un pannello, mi ha detto rimuovi il pannello. Vabbè, rimuoviamolo. Oh, c'è una stanza segreta. Sarebbe giusto andarla a visitare, ma non ora perché non so quanto è profonda. Che te ne frega, vai giù. Quindi, niente. Che cazzo era? Cos'è? Vi proveniva dalla finestra? Oddio. Ma è da palude? Sembra molto vicina, tipo. Forse è meglio andare a vedere, tipo. Ma perché? Cioè, prima visitiamo le stanze, forse, mi sa che è meglio, vero? Cioè, cos'è? Sei Zaro. Ho paura. Perché non sei venuto con me? Sei Zaro. Ho paura. Te l'ho già detto. Convincerlo pure te, Dio mio. Il pavimento è tutto sporco. E visto che è notte, ha detto praticamente è meglio non andare su. Beh, in un certo senso hai ragione. Ta-da. Sono troppo spaventato, raga, per leggere. Sei Taro. Cos'era? Urcutti. Parole. Non ho parole. No. Sei Taro. Sitoro, aiutami. Sitoro, Sitoro. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do. Ah, fa tutto lei, non sto facendo niente. Bellissima la patuta. Praticamente tutto è così buio. Avrò visto sicuramente male, pensavo che c'era una figura. Non sei tu. No. Cosa stai facendo qui? Aiuta! Mi hai fatto prendere un colpo. Ti ho seguito perché volevo vedere che cazzo stavi facendo. Cercando la mappa nella vecchia villa. Tu invece cosa stai facendo? Tanto gli ha detto che andrà a cercare lui la mappa nella vecchia mansione. E ha detto, vabbè, dai, ti do una mano io. In fondo, due teste è meglio di una. Tu ritornate a dormire nella tua stanza. Torna indietro. Cosa? Perché non dovrei aiutarti? Anch'io voglio che Yuka va al centro dell'ospedale. Ti ho detto di ritornarti nella tua stanza. Non mi hai sentito? Ti ho sentito. Va bene. Lo chiamerò domani. È questo che volevi sentire? Sì, grazie. Io andrò nella vecchia mansione. Vaffanculo. Bene, buonanotte. Notte. Se ne prende. Di giorno non fa altro che vedere dipinti.
Come si comporta in questo modo così strano? Beh, andiamo. Cioè, andiamo a dormire. Domani cercherò la mappa. Seitaro, perdonami. Seitaro, sei sveglio? Sì, dove? Dai, dormiamo. Ciao, ciao. Dormi. Se voglio. No, un'altra volta. Sì, io. Perché stai piangendo? Ti sento così triste perché il pesciolino pescioloso è pesciolino pescioloso. Lo dirò a papà. Ehi, andiamo dalla nonna. Nonna? Sì, dobbiamo dirgli del pesciolino pescioloso. E vabbè, praticamente la sirena è diventata brutta e alla fine morì. Nonna, ma stai parlando del pesciolino pescioloso? Sì. È diventato veramente cattivo che potrebbe uccidere. E quindi ucciderebbe anche noi, nonna? No, non te. Perché la sirena non è arrabbiata con te. Ma con gli abitanti della villa? Non ho capito un cazzo. Eh sì, infatti è incazzata con quelli della casa. Perché mi sa che la casa è maledetta? No, non l'avevo capito, guarda. Oh. E si è svegliata. Ah! B. Cosa è successo? Devo andare nella vecchia mansione. Cioè, vecchia villa. Sai questa storia della nonna? Della sirena? E non dovrebbe essere solamente una leggenda? Tutto questo è diventato ridicolo. Ho fame. Chissà se ha fame anche Yuka. E andiamo da Seitaro. Preparerà la colazione. Vedi? Ti affidi sempre a Seitaro. E tu continui a dire che l'uomo stupido. Tu sei stupida! Porca puttana. Yuta? Perché era nella stanza di Yuka? Porca magnotta. Yuka? Cosa ti ha fatto? No, non mi piace questa storia. Ha bisogno del fuoco. Gesù Cristo. Sveglia! Fammi la colazione, ti prego, amore mio. Così gli ha detto. Ah, buongiorno, Rin. Sei svegliato molto presto. No, forse perché ho fame, voglio la colazione. Ah, nel frigorifero non è rimasto più molto. Per sopravvivere siamo rimasti solamente con degli snack. Dai, sei stanca? Beh, direi. Forse i miei amici stanno impazzendo a causa di una malattia che non sappiamo cos'è. Ovvio che sono stanca. Ma non ti devi preoccupare. Molto presto troveremo una mappa e porteremo Yuka all'ospedale. Molto, molto positivo. Ah, e Yuka, sì, Yuka. Yuta non mangia? Oh sì, lui credo che non abbia molta fame. Cioè, gente dice che non aveva fame. Ah, capito. Adesso noi mangeremo. Dopo tu andrai nella vecchia mansione. Sì, io con sta vecchia mansione. Nella vecchia villa, e io resterò qui ad aspettare che tu mi dica qualcosa che devi chiedere. Ok. Mamma mia. E niente, ragazzi. Io finisco l'episodio qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale, lascio in descrizione i soliti link, pagina Facebook, Instagram e Twitter. Ci rivediamo nel prossimo.